questione del potere, la questione della, anche del terrore, come è stato il tempo di Stalin. Sì, volevo fare all'inizio un soggetto sul potere, ma il potere anche in questi giorni, come ogni di noi reagiamo a quel potere. Dunque mi sono detto, vado a scrivere come una favola, dove vado a prendere il potere nell'assoluto, come è stato quello di Stalin. Dunque per la memoria collettiva tutti sanno che tipo di potere era lui. Dunque, un po' come una favola, queste favole francesi, Barbe Bleue, tu sai quello che fa paura ai bambini. Dunque, come sono caduto su quel libro di Jean-Daniel Balthasar, e che era come una cosa di teatro, aveva unità di tempo, di posti e di azioni. E dunque mi sono detto, prima di tutto volevo girare con Gérard Depardieu, perché è un grandissimo attore. Poi subito mi sono detto, Stalin è una parte alla sua misura, e poi non può farlo qualsiasi attore, perché devi avere una tal, è come dare una parte per Shakespeare. Questa parte di Stalin per me era piuttosto un personaggio shakespeariano, con il mostruosamente umano. E dunque, voilà, ho comprato il libro, ho fatto un'adattazione, ho chiesto a Gérard se lui avrebbe voluto fare un personaggio discutabile e discutato. Discutibile. Ha detto di sì. Il mio produttore, Paolo Branco, che è un avventuriero, ha detto di sì e voilà, è partito così. E la scelta di Emmanuel Seigner? Hai parlato di... Avevo bisogno di una donna ambigua, che ha il charme, un sex appeal, che poteva essere attrattiva per essere l'amante di Stalin e allo stesso tempo abbastanza intelligente per stare una rivale, non quella che dice sì sempre o che ha paure come una pecora. Dunque Emmanuel Seigner ha quello sguardo che tu non sai mai veramente cosa pensa, cosa vuole fare, si va a tradire o si va a obbedire. Dunque aveva qualcosa una volta vestita di sovietica, con la bella... mi sembrava giusta, poi è stata un'attrice formidabile perché è disponibile, generosa. E l'ambientazione del film, che è molto suggestiva, questo castello, questa villa... Nella foresta? Oui, sono partita pensando farlo in Russia, poi mi sono accorta che era ridicolo. Come mai un'attrice francese che vuole fare un film su Stalin in Russia? Dunque sono andata anche in Georgia. Poi ho cominciato a guardare, perché era importante per me che Stalin si fermasse in un palazzo che apparteneva al potere precedente. Perché tutti hanno fatto così, la Repubblica Francese ha messo a Versailles nei palazzi. Dunque ho cercato palazzi francesi, poi dopo ho cercato i palazzi portoghesi e un giorno per caso sono arrivata in mezzo a questo bosco e ho detto allora tutto è là, perché fa come un castello di conte de fées, di favole. Di terrore, un po' medievale, con queste cose, con gli angeli di pietre, cioè, tutto strano e duro perché era la pietra. E mi sono detto: è questo, è questo. Perché entrava ancora di meglio nell'idea che volevo fare di questo film, una metafora. Metafora riuscita, a mio parere.